Ma diciamo che siccome avevamo dei contatti abbastanza sicuri, frequenti e anche profondi, intimi con il nostro figlio, si parlava di tutte le sue cose, delle sue ricerche, ci raccontava anche con chi aveva dei contatti al Cairo, il suo lavoro, come lo svolgeva. Diciamo che nessuna di queste informazioni che lui ci passava lasciava capire o nemmeno lontanamente pensare a un lavoro sottobanco fatto in compagnia con altri servizi segreti o da altri, insomma, che non fosse, diciamo, strettamente correlata con quello che lui stava facendo. E non so. Direi che noi lo abbiamo escluso, non penso che si possa dire che abbia avuto contatti con i servizi segreti, non so. Prego, signore.